Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi registro un video su richiesta di una ragazza. Mi ha chiesto in particolare come realizzare dei divisori per il formato A5. E quindi niente, visto che siamo quasi vicino a Natale, faremo dei divisori per Natale. Quindi per prima cosa, quello che dobbiamo fare è aprire sempre il programma che io utilizzo, che è Publisher, e sistemarci le dimensioni del foglio e poi successivamente anche i margini. Visto e considerato che io preferisco fare il tab del divisorio, andrò a mettere il margine un po' più grande rispetto alle dimensioni normali e quindi andrò ad inserire, per quanto riguarda il margine superiore, 4,35 cm, e per il margine sia laterale destro che sinistro andrò ad inserire 2,3 cm. Una volta fatto questo, andiamo su Pinterest e mi avete chiesto anche come faccio io a ricercare le immagini su Pinterest. Molto facile, praticamente una volta aperta la finestra vado a inserire l'hashtag o comunque il tag a cui mi sto riferendo, insomma, per l'immagine che voglio cercare, in questo caso Christmas, e poi vedo un po', insomma, la ricerca a volte è anche lunga fino a quando non riesco a trovare qualcosa che mi interessa. Man mano poi, dalla parola iniziale che metto, ne aggiungo delle altre se voglio qualcosa in particolare, come per esempio se voglio un albero scriverò Christmas tree. E utilizzo sempre i tag in inglese perché mi viene più facile, perché riesco a trovare molte più cose rispetto all'italiano e quindi procedo in questo modo. Una volta che poi ho trovato l'immagine che mi piace, non faccio altro che salvarla sul computer e la inserisco poi nel file di Publisher che avevo già aperto e la sistemo nelle dimensioni che a me interessa. Poi faccio, come vi ho fatto vedere anche nell'altro video, realizzo un rettangolo della larghezza di 1 cm e dell'altezza che preferisco per avere appunto la dimensione del tab che mi serve, e quindi poi procedo così ad inserire la scritta. Non vi faccio vedere la parte di dietro perché l'ho già fatto vedere in un altro video che vi lascio giù nell'info box o anche sopra dove c'è la i sulla destra. E quindi niente, io spero che questo tutorial vi sia stato utile. Non è niente di che, però volevo appunto, ci tenevo a fare un video per la ragazza che me l'ha richiesto. Io vi mando un grosso bacio, vi saluto come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!